Nel periodo di incertezza che purtroppo sta attraversando l'Unione Europea, si vedono all'orizzonte alcuni nuovi eventi dopo le elezioni americane che comporteranno analisi molto profonde per quanto riguarda anche il significato e il ruolo dell'Europa, i rapporti dell'Europa, dell'Unione Europea con l'America e altre realtà del mondo. Dobbiamo considerare che vi saranno alcuni altri eventi che possono darci motivo di riflessione, debbono darci motivo di riflessione. Avremo il 4 dicembre le elezioni del Presidente federale in Austria. Sembra che la tendenza si porti verso l'affermazione di Hofer, un politico che è un po' estremista, contrario all'Unione Europea, nettamente contrario in maniera molto grezza al fenomeno delle migrazioni. Avremo poi in primavera, in marzo, avremo le elezioni in Francia, le elezioni presidenziali in Francia. Anche in queste elezioni evidentemente dovranno dare un segno molto importante per quanto riguarda la realtà dell'Unione Europea. Avremo molto vicine inoltre avremo la nostra consultazione per il referendum costituzionale. Tutti fatti evidentemente che devono farci riflettere in questo contesto generale europeo. Va detto purtroppo che si avverte poco la presenza dell'Unione Europea come sensibilità, come attenzione, come sentimento da parte dei cittadini. Sappiamo purtroppo che l'interesse dei cittadini nei confronti dell'Unione Europea è diminuito moltissimo in questi ultimi tempi, ma qui ripeto quello che ho sempre detto: non dobbiamo sempre accusare le istituzioni europee, sono i governi nazionali, sono gli Stati membri, evidentemente, che possono dare in maniera forte o debole un impulso al progetto di unificazione europea. In questo contesto, in previsione di queste consultazioni elettorali, vediamo come anche in Europa vi è praticamente l'Europa, l'Unione Europea è un bersaglio. Si continua ad attaccare l'Unione Europea perché si pensa così di ottenere consensi nazionali. Io credo che questa inversione vi possa essere presto e io mi auguro che soprattutto i giovani possano dare una spinta nuova al processo di unità europea e mi auguro, ma sono certo, io sono speranzoso e cerco sempre di avere un approccio positivo che le generazioni Erasmus contribuiranno ad una ripresa forte del progetto europeo.